Benvenuti in questo video, sono il 195 e questo è Deep Rock Galactic. Allora, breve premessa perché la devo dare perché è un casino quello che sto facendo, quello che sto inserendo, quello che vi sto portando sul canale perché c'è troppa roba e non riesco a terminarne uno che ne inizia un altro. Allora, io sto, cioè prima di questo episodio stavo cercando di caricarvi due episodi al giorno di God of War. E vedo che il gioco continua ad andare avanti per le lunghe, insomma, avanti per un po' di tempo, quindi secondo me non ce la farò a finire entro 89 giorni, che sarebbe la scadenza di questo gioco qua, e anche di Persona 5 Strikers. Però Persona 5 Strikers è acquistabile su Amazon, quindi magari sempre se non sparisce ve lo porterò più avanti e lo acquisterò da Amazon e non c'è problema. Molto più avanti, non adesso, quando tra qualche anno se ne parlo perché ho altri giochi al momento e quindi mi levo questo problema. Però Deep Rock Galactic non c'è su acquistabile come disco, quindi devo per forza portarvelo prima. Notando che God of War dura tantissimo, io vi caricherò un episodio di God of War e uno di Deep Rock Galactic. Quindi state tranquilli se nel video di God of War dico che vi carico due episodi al giorno, è semplicemente perché questo episodio lo sto registrando prima, subito dopo quegli episodi. Quindi sto registrando sia questo che God of War, per fare tutte e due, perché sennò dopo non riesco a portarvi questo qua. Quindi vi porterò con più tranquillità God of War e questo ve lo porterò un episodio al giorno per portarvi più episodi possibili. Ma da fare una novantina di episodi, insomma, un po' meno perché mancano 89 giorni, poi scade il gioco, quindi probabilmente farò massimo 88 video di questo, 88 episodi massimo. Poi dipende, magari ve li carico un po' meno, arrivo tipo una cinquantina e poi ci fermiamo lì, cioè, non è detto, tutto può cambiare, quindi guardate i cambiamenti del canale perché dovete seguirli bene, perché sennò non capite cosa succede uno con l'altro. Io vi sto caricando più giochi in uno ed è un casino. Quindi direi di andare avanti. Cos'è? Mostra schermata info all'arrivo. Allora, benvenuti in Deep Rock Galactic. Grazie per aver acquistato Deep Rock Galactic e di far parte del nostro viaggio. Ci siamo divertiti un sacco a sviluppare il gioco finora e non abbiamo assolutamente finito Oxes 4, non ha ancora cominciato a rivelare i suoi segreti. Beh, io giocherò solo questo periodo qua e poi dopo ci fermeremo, non so quanti episodi faremo un pochino. Hello miners, the rebels have been pushed back for the moment, but only just in time for a brand new threat to rear its ugly head. An insidious lithophage, a sickness of the very rock beneath our feet, has stuck hostis. Nicknamed the Rockpots, this planetary pathogen is spreading into the caves. Vabbè, questo è in inglese, mica li capisco. Scorri aggiornamenti. Nuovo DLC cosmetico disponibile, che sarà a pagamento, presumo. Japanese, no, no, in italiano, scusa. Triangolo, vediamo com'è. Io registro un po' di episodi alla volta. Volevo portarlo, quindi ho deciso di far così. Oh, missione in corso. Stiamo scavando. Get ready to rumble! Meno 280,32 metri. Dobbiamo uscire. Per
Controllami se, prima di tutto, vediamo come te la cavi con le basi. Ti basterà seguire le istruzioni e diventare un minatore elite in un attimo. No, se ne va! Ma se ne va, mi lascia qui da solo sotto. Bengala, le caverne sono scure e avrei bisogno di illuminarle costantemente. Prima mi cerco per lanciare un bengala ed illuminare l'area circostante. Non ti preoccupare se ricaricano nel tempo. Ah, ok. Lancia un bengala 3 volte. Premi cerchio, quindi. Ok. Sono intrappolato. Qui? È veramente buio qui, eh. Uno di voi me l'ha consigliato, quindi lo portiamo questo gioco. Allora, così vi alterno un po' con God of War e vi viene meno noia a seguire la serie. Un episodio di quello e un episodio di questo. In modo da portare avanti God of War ma non esagerare. Allora, lì ce n'è una caverna. Risorse minerali, tieni premuto L2 per usare il piccone. Il piccone è in grado di rompere tutti i terreni. Le risorse preziose andranno nel tuo inventario personale. Trova ed estrai l'oro. Questo non si può rompere. Ah, posso scavarmi anche sotto i piedi? Beh, non mi vorrei scavare sotto i piedi, magari c'è un buco di lava come su Minecraft. L'oro come faccio a sapere che cos'è? Dove lo trovo l'oro? Magari porterò solo 10 episodi di questa serie perché non ci sto capendo niente. Però so scavare almeno questo. Questo era qua davanti anche prima. Se io scavo qua questo si sposta. Non lo so. Questo è carbone. Oh, ecco l'oro. Questo è l'oro, sì, ok, è l'oro. Premi triangolo per chiamare il mule. Il mule. O mule, vabbè. Ed avvicinate adesso per depositare le risorse che hai raccolto. Il mulet è un contenitore su gambe che trasporta il contenuto del deposito di squadra. Deposita l'oro. Premi triangolo. Ole, over here. Oh. Ok. Tieni premuto quadrato. I tunnel molto spesso sono bloccati dalla terra compatta. Cerca delle macchie marroni nel terreno e scava per trovare la strada. Macchie marroni. Queste qua intendi? Queste macchie marroni? Qui c'è una grossa macchia marrone. Quindi per ora possiamo raccogliere l'oro. Come si apre l'inventario? Ah, ok. No, scende per terreno. C'è una strada lì praticamente. Devo passare di lato. Lì ho fatto un tunnel. Lì è da dove siamo scesi.
C'è la strada lì avanti. No, non volevo tirare questo. Aumenta e riduce il zoom. Ok. E per togliere la schermata. Opzioni. Opzioni, facciamo così. Istruzioni lavoro. Obiettivi missione estrai morchite 100. Ok. Durata missione 5:47. Nel senso quella che la fine della missione oppure quanto dura la, non lo so. Come quanto stiamo durando? Grotta poco profonda. Tutorial. Manuale del minatore per iniziare. Vabbè, devo leggere tutto. Vabbè, ma non sto qua mica a leggere. Tu piccone puoi distruggere tutti i tipi terreno, inoltre un attrezzo che userai per estrarre risorse, tieni premuto L2 per avvicinare le risorse prezzose per estrarle. Le risorse andranno direttamente nel tuo inventario, non se c'è abbastanza spazio. Quando l'inventario è pieno, i minerali cadranno a terra, per essere raccolti successivamente. Depositare, c'è un limite alla quantità di risorse che puoi trasportare, ricorda di portare quello che raccogli. Questa azione metterà le risorse nei depositi di squadra e svuoterà il tuo nella maggior parte delle missioni. Verrà accompagnato dal mulet. Premi triangolo per farlo avvicinare e depositare i minerali dentro di lui. Molte entrate nei tunnel sono bloccate dal terreno compatto. Dopo aver raccolto le risorse dalla caverna, cerca gli appezzamenti di terreno marrone per continuare. Scavarci attraverso e ti porterà in una zona non ancora esplorata dal sistema di caverna. Navigazione. Scanner per terreno, il puntatore laser, gestisce le munizioni, nitra di fornimento, fucile spara teleferiche, fucile per piattaforme, pirampino trivelle, terminale missione, ok, noi siamo in quale zona non lo so. Mod per attrezzatura, mod maestria, overlock, abilità e traguardi, abilità passive, abilità attive. Bosco, il tuo amichevole compagno. Usare bosco, modificare per il drone, modifiche per il drone, incarichi, missioni assegnate, missione assegnata, terminale incarichi. Ah, ok, quindi ci sono gli incarichi, ci sono le abilità che dobbiamo imparare. Al terminale IBP, colloca una nella tua cabina personale, collocata nella tua cabina personale, puoi riscuotere i punti abilità ottenuti, completando i traguardi. Usa questi punti per acquistare le abilità. Seleziona le abilità che vuoi equipaggiare per ogni personaggio del terminale attrezzatura. Abilità passiva. Molte abilità aggiungono un'abilità passiva quando vengono equipaggiate. Un'abilità passiva ti può rendere più veloce, ridurre gli effetti del veleno o riflettere parte dei danni che subisci dai tuoi nemici. Fai attenzione per potenziare sinergie con alcune parti di attrezzature e con le proprietà delle armi. Abilità attive. Gli effetti di queste abilità sono attivi manualmente dal giocatore. Attivati manualmente dal giocatore. L'attivazione di solito è contestuale. Dopo essere morto, mentre guardi un compagno di squadra, eccetera, spesso hanno cariche delimitate o un tempo di ricarica fra un uso e l'altro. Le mod, come funzionano le mod? Le armi base fanno il loro lavoro, ma per fortuna si possono modificare per aumentare le loro potenze di fuoco e personalizzare le loro caratteristiche. Equipaggia la mod in uno slot per costruire le tue armi e attrezzi da sogno. Maestria, l'acquisizione di ogni arma e mod per attrezzatura aumenta il tuo livello di maestria con le armi. Passa sopra la barra della maestria per vedere le ricompense collegate ad ogni livello. Possono variare da colori, strutture e piccoli boost alle proprietà degli oggetti. Overlock. I nani promossi hanno modi differenti per ottenere i nuclei matrice, usandoli per forgiare overlock. La modalità definitiva per le tue armi non esiste, ne esistono vari tipi, bilanciati, puliti o instabili. Il tipo cambia in base ai loro lati negativi e a come cambiano l'arma. Vabbè, non leggerò tutto, ho letto solo le cose più importanti, poi non so. Questo è il nostro Estrai Morchite, noi siamo questo. Neanche troppo bello, sinceramente.
Attiva suggerimenti tutorial, sì, impedisce le classi duplicate in partita. Campo visivo, lingua italiana, sottotitoli. Mettiamo i sottotitoli. Solbata testa, selezione della telecamera, modalità foto sensibile, whip, daltonismo, versione normale. Non sono daltonico, quindi va bene. Questo vabbè è quello che c'era da leggere all'inizio della stagione 3. Noi ovviamente stiamo giocando da adesso, quindi non so quanto ci può essere utile leggere tutta questa pappala di roba in inglese, quindi. DLC Dark Future Pack. Ah, quindi sono vari skin, armi e per attrezzature. Ok. Ah, quei comandi, vediamo i comandi. Giro di 80 gradi. Oggetto precedente. Apri chat. Posta impostazione, personalizza i controlli. Sensore di movimento. Saluto. Audio. Vediamo l'audio. Magari il volume principale è un po' più grande. Per sentire il volume del gioco. 100, no, facciamo 150. 140. 100. 150. Ok, volume dei personaggi. Quello teniamo normale. Volume controllo missione. 100, volume musica mi piace tanto, mi piace alta, ma la musica è 151, volume effetti sonori un po' più alto, modalità stream è disabilita la musica del jukebox con copyright. Sto registrando, quindi magari il copyright vorrei, magari non lo avviamo il jukebox, non lo avviamo, quindi non facciamo copyright. Ok, non facciamo copyright quindi. Messaggio, grafica, menu di salvataggio, ripristina salvataggio, reset di progress, privacy. No, registrando, aumenta e riduce lo zoom a linea visuale. Qua possiamo spaccare. Oh. Spacca qua. Where is that damn mule? Correre, premi L3 per This correre. is Se your preferisci better tenere premuto il anyway. tasto puoi cambiare impostazione nella sezione opzioni dell'option menu. Si corre abbastanza bene. Qual è servito a sparare a quello? Oh, finiamo i proiettili qua. Sì, ma questo bot mi preoccupa, comunque. Che si muove da solo. Se vengono nemici, cosa faccio io? Questo ripristina la salute? Ok, allora non lo tocchiamo finché non abbiamo bisogno. Attraversamento. Il motivo per l'attraversamento dell'artigliere è un fucile spalla teleferica che può essere utilizzato per superare buche e altri ostacoli lungo il percorso. Premi freccetta per equipaggiare lo strumento. Sali sopra l'altopiano. It's too far. It can't reach that far.
deployed. Done. Watch and learn. Here we go. Easy peasy lemon squeezy. Bene. Good times. Bene, andiamo di qua. Le classi sono equipaggiate con un'arma primaria e un'arma secondaria. La tua attenzione attuale può essere visualizzata nella sezione dello status del menu premendo opzioni. Per usare l'arma primaria, per mettere l'arma secondaria. Andando bene, il tuo obiettivo in questa missione di addestramento è trovare e addestrare 100 unità di Immortal. Il Tremor Kit è 100. Ok, il nostro obiettivo è quello. Noi possiamo cambiare questo e usare questo. Ho questo, perfetto. Ogni tasto c'è qualcosa di diverso. Ok. Devo andare giù praticamente. Devo andare giù. I need a damn minecart on legs. Where is it? No, non ti mettere in mezzo. No, caduto, è caduto. Mi è caduto. E questa morchita. Worthless, but fun to destroy. Questa non è morchita, a quanto pare. Questi pezzi di vita. Un pezzo di vita in meno? No, non ho un pezzo di vita in meno. Queste morchite? Morchite, morchite. Time to find Molly! I got the deposit! Ah, estrai e poi mettila lì dentro. Quindi non è solo di estrarle, di metterla anche dentro. Quarantuno. Quella è morchita, ok. Quindi sappiamo che dobbiamo prendere quella.
Attenzione, la barriera di difesa è distrutta. Abbiamo un'orda di nemici diretta verso la tua posizione. È stato un piacere conoscerti. Spero terrai una morte onorevole. Come? Mi lasciano, mi abbandonano qua da sotto. Premi R1 per lanciare granate. R1. No! Ma io guardavo avanti! Arrivano, arrivano! Muoviti! Scusa il tuo completamento, premi per prioritare il generatore di scudi. No, 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 no! Io vedo che c'era qualcosa in te. Purtroppo incidenti simili accadono molto spesso oggi. Il mio consiglio è proprio di abituarti alle tue armi e attrezzature. Continuiamo la velocità. Ma io non vorrei morire però. Spacca, spacca, spacca. Ok. Ho ancora la vita piena, quindi ok, scan del terreno. Premi tastiera per controllare lo scan del terreno. Ti aiuterà a percorrere le caverne e localizzare gli oggetti più importanti. Nota, puoi cambiare i controlli da premi e mantieni per lo scan per terreno e nel menu opzioni. Questo è tutto ciò che devi sapere. Ora vai a recuperare il resto della morfite e completa la missione. Se hai dimenticato qualcosa o non sai come continuare, controlla il tuo manuale del minatore per ricevere più dettagli. Ok. Finally, a chance to learn the ins and outs of this job at my own pace. Cos'è sto rumore? È immersivo sto gioco, eh? No! Oh, ma che cavolo? Dov'è la morchite?